Sì, naturalmente mi concederò il lusso di fare le mie considerazioni sui dati. Assolutamente. Anche perché i dati sono apparentemente semplici, no? Sappiamo tutti che rispetto alle europee dell'anno del corrente anno, il Partito Democratico ha perso quasi 700.000 voti, insomma, no? Passando da 1.212.000 a 535.000, facendo i conti con i numeri assoluti, quindi si è più che dimezzato, un calo clamoroso. E se si fa il confronto con le regionali del 2010, ha perso anche lì oltre 320.000 voti, e già le regionali del 2010 non furono gran cosa, se vi ricordate, per il Partito Democratico. Già allora ci fu, ed è bene ricordarlo, una certa inflessione della partecipazione elettorale, voto solo il 68%, era già una cifra minima per gli standard emiliano romagnoli, e il PD ebbe un risultato, diciamo così, positivamente mediocre. E se vi ricordate, quelle elezioni si caratterizzarono per l'insorgenza grillina, Favia, il Movimento 5 Stelle, che proprio testò in quelle elezioni il proprio take-off, no? Per usare i termini cari al nuovo partito, anglofono, e la stessa Lega realizzò una performance fra le più straordinarie nella nostra regione, nel regionale del 2010. Quindi già allora si fu un fenomeno di riflusso nell'astensione e contemporaneamente di crescita del voto, dei flussi verso i partiti di protesta, seppure schierati ovviamente agli estremi, ai due estremi dello spettro politico. Questo occorre ricordarlo perché in fondo quello che è accaduto oggi è semplicemente una riproposizione a tutto azimuth estremamente più grande di quello che già in qualche modo strisciava nel 2010. Questa volta l'astensionismo è stato ovviamente clamoroso, talmente vasto, generalizzato, universalizzato, che è anche inutile farne l'analisi. Sostanzialmente, se ci basiamo sui dati di flusso che l'Istituto Cattaneo rende disponibile ogni volta che si vota con i suoi accreditati modelli, su 100 elettori che, del Partito Democratico che avevano votato le europee, hanno confermato il loro voto al PD non più del 40%, no? In media. Si fa una media perché i loro dati di flusso si calcolano solo per le città, perché loro lavorano sui seggi invarianti, quindi sono dei dati su cui si può fare delle medie approssimative, ma assolutamente veritieri. Un 40% si è astenuto, sempre di questi elettori, 100 elettori delle europee, e il resto si è distribuito su altri partiti, no? Con dei dati abbastanza in linea con quanto era accaduto nel, appunto, 4 anni prima, perché c'è un flusso del 4% circa che va sulla sinistra radicale, mettendo insieme SEL e la lista l'altra Emilia Romagna, un altro 4% che si sposta sulla Lega Nord e un altro 4% circa in media che si sposta sul Movimento 5 Stelle, che anche lui è ovviamente collassato, no, è ridotto ai minimi termini da una grande moto astensionistico. Questo non gli impedisce però di attrarre una parte dei voti del PD che non vanno nell'astensione. Quindi diciamo quasi circa 10 voti su 100 di quelli che avevano votato il PD nelle europee sono andati, diciamo così, a sinistra o nei dintorni, insomma, se quello chiami grillini nei dintorni, no, della sinistra, con beneficio di inventario naturalmente. E 5, quasi 5, sono andati a destra verso la Lega Nord. Naturalmente il PD non ne ha preso nessuno da costoro. Questo ci fa vedere quindi già un primo dato, che non è vera la tesi che si è sentita dire, che tra l'altro queste tendenze sono più marcate a Bologna che nel resto della regione, no? Molto più forti.
Tant'è vero che a Bologna città, no, se si mettono i voti insieme della, almeno in termini percentuali, la sinistra radicale, sono sulle due cifre, no? Quindi non è vero la tesi che si è sentita dire che poi l'astensione ha agito così erga omnes, tanto che non è neppure meritevole di indagare cos'è accaduto più nel dettaglio, perché tanto è una questione generale che ha riguardato essenzialmente, diciamo così, una grande ondata di discredito per la classe politica e le sue malefatte o presunte tali messe in risalto dai, ovviamente dall'indagine giudiziaria, dalle spese pazze e compagnia cantante, no? È stato detto addirittura che se questo era dimostrato, questa validità erga omnes della stensione, proprio dal fatto che non c'erano flussi ad esempio sulla sinistra radicale. Non è vero, perché 10 elettori su 100, su 100 elettori veri, non sono pochi. Cioè, anche se gli elettori del PD non si fossero astenuti, il 10% si sarebbe spostato, no? Direttamente su queste formazioni radicali, il che porta a pensare che i moventi sia dell'astensione sia di questa, diciamo così, mobilità sotto traccia degli elettori abbiano probabilmente più di una ragione, non solo una generica spiegazione nel discredito della classe politica, ma nascondono anche altre motivazioni. Insomma, la tesi, secondo me, del conflitto PD-sindacato ha sicuramente una sua valenza, anche se non spiega tutto, questo è ovvio. Poi, quando le ondate sono così, guardando le cose sotto un profilo, diciamo, più generale, quando le ondate hanno, diciamo, questa valenza, insomma, quando c'è quest'onda di piena, come viene le piene, dentro i fiumi c'è di tutto, no? Maiali, porci, rami secchi, cioè l'onda di piena trascina di tutto e sembra che sia un tutto compatto. Poi non è vero, tutti gli inerti che sono dentro sono molteplici, anche se non c'è dubbio che, su questo io sono assolutamente convinto, che diciamo così, il vettore unificante oppure, se vogliamo, l'elemento scatenante che poi ha portato a sintesi tutti questi rigori di insoddisfazione, di protesta, i più vari, che avevano per oggetto il PD e gli altri partiti in subordine, ma il PD soprattutto, è stato sicuramente questo vettore unificante che ha fatto tracimare, diciamo così, la tendenza. Il fenomeno è stato sicuramente il discredito verso la classe politica. Perché? Perché questo ha dato, diciamo così, la hypothesi che catturi il senso comune, no? Per cui in realtà qualsiasi persona che ha motivazioni di dettaglio per la sua insoddisfazione, però troverà poi nella parola chiave quelli hanno messo le dita nella marmellata, quelli non ci rappresentano, quella non è gente degna, eccetera eccetera, la parola chiave che poi unisce tutto, no? E porta a unificarsi in comportamenti analoghi persone che in realtà hanno motivazioni diverse, casomai, no? Anche socialmente caratterizzate. Quindi questo è stato il motivo. Ora, qui il dibattito che ho visto prendere corpo su questo elemento di valutazione, più o meno condiviso da tutti, però prende necessariamente delle pieghe diverse, e qui fa gioco, a mio parere, è impossibile non produrre la propria interpretazione, insomma. No. Una tesi, quella mi sembra dominante, a quanto ho capito dai lavori della recente direzione del Partito Democratico, è che questo fenomeno è localizzato essenzialmente al contesto emiliano-romagnolo e ha a che vedere con difficoltà del suo modello politico-sociale, perdurante nel tempo e mai risolte, e nella inadeguatezza della sua classe politica, oltre che in un logoramento generale dell'istituto generale che agisce su più vaste scale, insomma, no? Tesi che ha anche un suo fondamento, quest'ultima. Non c'è dubbio che l'istituzione regionale soffra da diverso tempo di un certo deficit fiduciario, lo dimostrano del resto anche le recenti primarie che si sono svolte in Veneto, con analoghi, per quanto più contenuti, fenomeni defezionistici nella partecipazione, no? Sembrerebbe che oramai le primarie attirino gente solo nei contesti particolari, come sono quelli meridionali,
cosa che ha anche una spiegazione, insomma, il voto al sud è abbastanza anelastico, nel senso che ovviamente la politica è intermediata essenzialmente dai notabili locali, i quali hanno i loro seguiti, e il ciclo politico nazionale agisce sempre attraverso la mediazione di questo ceto di notabili che hanno i loro seguiti. Se i notabili si presentano ai primari, i loro seguiti vanno a votarli, indipendentemente che siano soddisfatti o meno. Insomma, quindi sembrerebbe quasi per paradosso che questo straordinario meccanismo così moderno di selezione della classe dirigente attecchisca meglio, no? E funzioni meglio nei contesti più arretrati politicamente, no? Perché negli altri invece può reagire in modo appunto catastrofico a certe situazioni che si creano. Ma a parte questa divagazione, insomma, il problema dunque è di capire essenzialmente quale significato politico dare a questo leitmotiv dell'inadeguatezza della classe dirigente, perché non c'è dubbio che il risultato politico del voto è inequivocabilmente questo: un ritiro della delega, un ritiro della fiducia verso la classe politica, che può rassicurare alcuni perché dice vabbè, è un fenomeno emotivo. Io invece penso che sia un fenomeno molto grave, molto importante, perché uno dei pilastri del modello politico sociale regionale è sempre stata la fiducia nella classe politica. Fiducia nella classe politica, che poteva essere criticata, censurata per questi aspetti, ma non è mai venuta meno l'idea, insomma, che le istituzioni fossero un perno assolutamente accreditato del sistema di regolazione locale, assieme ad altre istituzioni qualificate, le multi-utility, le piccole imprese, il volontariato civile, le associazioni di categorie, i sindacati, le cooperative. Questo insomma era il modello emiliano, una classe dirigente diffusa, no? Articolata socialmente e politicamente, molto interpenetrata, no? E che ha permesso di raggiungere gli obiettivi che abbiamo raggiunto nel corso di questo mezzo secolo di storia. La gente, quando si fa i sondaggi, ha sempre avuto fiducia in queste cose, in tutti questi attori, e conseguentemente ha sempre avuto fiducia nella classe politica che aveva il compito di, diciamo così, dirigere il coro in qualche modo, no? Di sviluppare l'azione di governo e di rappresentanza, no? Quindi quando si crea un vulnus così grave e profondo è un fatto eclatante, no? Perché viene meno uno dei pilastri che reggono il tessuto fiduciario di questa regione. E siccome l'astensione significa questo, essenzialmente, io penso che non sarà così facile riconquistare questa fiducia. Non sarà così facile. Ho sentito dire anche io alcune affermazioni molto semplificatrici, ma l'elettorato se ne va, poi dopo ritorna, poi quando si torna a votare, lo sento dire la segretaria nazionale, ci sarà poi Salvini e allora si turerà il naso, sostanzialmente verrà a votare per il PD, no? Questa è la spiegazione. Io credo invece che sia un'interpretazione fallace, perché questa crisi fiduciaria riguarda e viene da un elettorato che è diverso dagli altri elettorati nazionali, no? Un elettorato appunto che aveva nel suo DNA questo elemento appunto basato sulla delega e sulla fiducia, no? Cioè non è un elettorato all'emiliano, un elettorato così volubile che amava un giorno astenersi, l'altro giorno votare, oppure muoversi secondo, diciamo così, la lettura dei giornali, l'opinione che si faceva, oppure uso a spostarsi su un partito o sull'altro sulla base di questo o quello uomo politico. No, non è così. L'elettorato emiliano romagnolo aveva una sua struttura, una sua coesione, no? Una sua precisa identità politica, no? Con una cultura politica diffusa. E la volta che questo elettorato rompe il rapporto fiduciario, questa rottura è un fatto molto più grave di quanto possa significare che sia in un contesto caratterizzato da una maggiore volubilità e disinteresse. Insomma, è come i matrimoni d'amore: una volta che si rompono, poi si può anche tornare insieme, insomma, però no, non si ripristina mai più bene la storia. Le storie d'amore si rompono, avviene una rottura, dopo succede qualcos'altro. Potrebbe anche delirare adesso in avanti l'elettorato emiliano-romagnolo: hai detto che torni razionalmente a casa, no? Chi lo dice che non deliri? Noi abbiamo una creatura, un animale davanti, l'elettore emiliano-romagnolo,
che ha una sua precisa fisionomia, non abbiamo nessuna sicurezza, no? Che le sue reazioni diventino razionali di qui in avanti. Potrebbero prendere le vie più svariate, no? Quindi chi si bea su questo, diciamo così, una volta che lo fanno tutti i giorni, eh? Non ci sono più comunisti una volta che la fanno tutti i giorni, no, ma proprio perché se vuoi c'è un pezzo dei comunisti di una volta nel cuore dell'elettorato Emiliano Romagnoli, questa è la questione, è la questione, capisci? Beh, tiri, e come si dice, tira la corda, poi si è rotta, no? E allora la corda rotta è la corda rotta, e la gente che è abituata, diciamo così, a un rapporto d'onore con la parola data, dopo non, poi dopo quando si rompe la parola tu la deludi sul punto cruciale, non torna più indietro, perché è l'elettorato che ha una sola parola. Insomma, quindi io sarebbe bene la cosa con tutta la gravità. Ora, arrivando alla conclusione, ecco, l'interpretazione che si può dare di questa crisi di classe dirigente, perché c'è stata una crisi di classe dirigente, del resto non per caso ho citato l'episodio delle elezioni del 2010, esattamente perché già allora si vedeva qualcosa che invece di essere corretto e messo a posto è invece deflagrato nel corso del tempo. Quindi è una crisi che ha una sua durata nel tempo, no? Non c'è dubbio che la percezione collettiva è quella di uno scadimento progressivo della classe dirigente amministrante, no? A tutti i livelli, peraltro, non solo a quello regionale. Poi in quello regionale si è introdotto questo elemento, diciamo così, di carattere legale, se volete paradossale, con molti elementi anche discutibili. Insomma, io ho sempre criticato il modo come la magistratura ha messo i piedi nel piatto istituzionale regionale, e devo dire il battage, la selezione di notizie avvenuta anche su fatti davvero di una minimalità assolutamente inconsistente è sicuramente censurabile a mio parere, però è inutile stare a metterla su questi punti, diciamo, queste scusazio. L'idea di un decadimento c'è, no? E tutti ne sono più o meno convinti, insomma, fondato meno che sia, tutti lo pensano. No, allora, qui si aprono due interpretazioni necessariamente, no? Perché c'è questa crisi che non data da oggi di classe dirigente? Allora, alcuni dicono che perché c'è un sistema di potere che inesorabilmente, no, basato appunto su quegli elementi del modello che per noi sono, per me almeno sono tutti buoni, ma per certe letture critiche sono negativi. Cioè, pensate, la destra ad esempio ha sempre descritto l'Emilia Romagna come una specie di campo concentrazionario, una specie di gulag, dove il Partito Comunista poteva tutto, e se non eri delle COP, delle aziende municipalizzate, e non eri iscritto a un comunista, eri trattato come un paria. Così descrivono l'Emilia, un luogo senza libertà, così veniva descritto dalla destra. Singolarmente scopro che molte di queste opinioni sono ad esempio moneta corrente nell'attuale partito al quale sono ancora iscritto, e questa cosa mi lascia veramente stupefatto. Però per dire quanto quest'idea che tutto origina in fondo da un sistema e dalla sua caratterizzazione che era chiuso, monopolizzava tutto, impediva perciò il ricambio, la competizione, l'innovazione, la modernizzazione, questa è una delle interpretazioni che corrono. Per cui come si esce dalla crisi, come si ripristina il rapporto fiduciario? Uscendo dal modello economico-sociale emiliano-romagnolo. Ad esempio liberalizzandolo, sviluppando elementi che so di democrazia diretta, qualsiasi cosa insomma può andare bene, comunque uscire da quel modello, cambiare, andando dove non si sa, visto che non credo che ci siano le officine punti d'oro. In prospettiva, se si esce da questo modello, la prospettiva è chiara, si va verso il Veneto, si va verso la Lombardia, che a loro modo funzionano, no? Tra l'altro funzionano come modelli, però sono diversi dal nostro, hanno diverse caratteristiche. Oppure l'altra interpretazione è che, quella che io peroro, è che invece questa crisi origina sì anche da un certo naturale appesantimento e inevitabile logoramento della classe politica, perché quando governi per più di mezzo secolo è inesorabile che, diciamo così, la vis morale, ideologica, no, la chimica della rappresentanza in qualche modo cede il passo, invece la chimica della governance, del governare, del maneggiare, del gestire,
dell'occuparsi in modo molto più strumentale delle cosiddette questioni pratiche, no? A discapito invece di altre dimensioni, del rappresentare, dell'interpretare, del pensare progetti, no? Dell'avere mete, no? Questo è in qualche modo inevitabile. Però io sono convinto che il vero punto è la nascita del PD. La nascita del PD. Perché il PD avrebbe dovuto nascere qui in questa regione argomentando questo discorso. Cioè, cosa ne facciamo del nostro modello che ha raggiunto questi successi nel corso del tempo, che ha portato queste regioni a essere una delle regioni che stanno in testa alle gerarchie economiche e sociali non solo nazionali ma europee, che ha dispensato benessere, crescita, no? E che ha sedimentato elementi anche di socialismo nella nostra regione, perché se si guardano certi dati adesso, pur con beneficio di inventario, l'Emilia Romagna ha una distribuzione del reddito meno squilibrata di quella che c'è in altre regioni, per esempio. Cioè qualcosa di una lunga pratica socialdemocratica di governo ha sedimentato nella realtà di questa regione, rimane come un tratto specifico. Ora però il PD, quando è nato, non ha argomentato che cosa, in quale prospettiva si doveva proiettare questa eredità storica. Non l'ha assolutamente argomentato, né nel senso negativo dell'interpretazione che adesso viene fuori, cambiare tutto, uscire, sbaraccare tutto, no? E cambiare addirittura i perni del sistema di regolazione politica, né nel senso della riattualizzazione, no? Delle radici originarie del modello nelle forme nuove, perché questo era necessario fare. Il passaggio al PD è avvenuto come un semplice passaggio, appunto, di aggregazione di potere che si sono assommate le une alle altre, generando tra l'altro un peggioramento radicale e repentino di tutti quegli elementi di difficoltà già che c'erano prima, perché è evidente che in questa operazione l'elemento spartitorio dell'occupazione degli incarichi, della loro distribuzione, è diventato l'elemento totalizzante della realtà politica. Un partito elettoralizzato dove essenzialmente il problema è distribuire gli incarichi con le primarie democraticamente o sotto banco, poco importa, no? Quello che importa è che alla fine ci sia l'incarico, no? Perché quello è quello che conta nella politica. Così come si è subito detto dopo queste elezioni, ma chi se ne frega se ha votato solo il 38%, quello che conta è vincere, cioè portare il piatto. Perché il compito di un'elezione democratica non è rappresentare, ma il compito dell'elezione è stabilire chi vince. E questa è la tesi. Ma cioè, voi pensate, io vivo in un partito dove questo elemento, a mio parere aberrante di interpretazione della politica, ha preso corpo e diventato addirittura quasi senso comune. Non importa rappresentare, conta vincere. Cioè, vincere. Ora, io sono convinto che una filosofia di questo genere per adesso può anche andare avanti come un'innocua, diciamo così, provocazione culturale. Hai sempre rappresentato che due coglioni, tiriamo bene a vincere una volta tanto. Vabbè, te lo passo. Ma sono convinto che di un anno, di due anni, di tre anni, al quarto anno ci sono solo dei grandi malfattori e dei bari in gioco. Perché se il problema è vincere, non importa come. E più va al sodo, troverai sempre qualcuno che va al sodo. E allora, a mio parere, questo è il vero problema. Siccome sarà difficilissimo recuperare questo rapporto fiduciario, se questo benedetto partito avrà la forza, veramente la forza, che nel senso drammatico della parola, no? Di riprendere quel discorso che è stato troncato e abortito all'origine, se riuscirà davvero a tematizzare quei grandi elementi ideali che aveva la sua base, che era quello dell'unione e della sintesi fra il solidarismo cattolico e l'egualitarismo socialista, perché questi erano i due perni su cui cominciò il processo. Poi dopo, alla fine, si arriverò con lo statuto che diceva che quello che contava era il merito, la competenza e tutte queste storie qui, no? No, però all'origine l'animus che c'era dietro era questo. Come facciamo a convergere queste due grandi culture solidaristiche della storia nazionale, no? In una sintesi? Ecco. O hai la capacità di tornare a quell'inizio e di farlo vivere sul serio, oppure io penso che questo partito sia perduto e il rapporto fiduciario non lo ricostruirà più.
e si porrà il problema di costruire un partito che corrisponda alla domanda che viene dalla gente. Prima che arrivi un Salvini, quelli lì della Lega, che adesso si prendono un terzo di quelli che sono andati via, a prendersi tutto, prendersi il piatto. Perché noi sappiamo che in politica il vuoto non esiste, se tu lasci un vuoto di rappresentanza arriverà uno che lo copre, che lo copre. E lo farà nel modo peggiore e deteriore. Questa è la mia interpretazione molto analitica e dettagliata, basata su dati certi, misurati col bilancino, no? E insomma, questo è quanto per adesso. Farei prima di... Beh, la destra sono andati, quelli di Forza Italia sono andati sulla Lega. Loro avevano un'alternativa, no? Dove andare, era la Lega, e sono andati lì in fase, quelli che non si sono astenuti. La Lega è di astensionismo? Vabbè, la Lega non ha avuto astensionismo, la Lega è cresciuta, addirittura l'astensionismo l'ha avuto fortissimo Forza Italia, così come ha avuto un fortissimo travaso sulla Lega, no? I grillini... No, assolutamente. Io farei prima un giro di intervento.